Ciao a tutti, ciao a tutte. Come fare bene l'allenamento di camminata veloce o di corsa leggera in zona 2? Ne ho parlato in altri video di queste forme di allenamento che poi magari vi linko qui da qualche parte. Ma il punto oggi è molto semplice e molto pratico. Ha senso fare un riscaldamento prima di un'attività fisica, tutto sommato, non troppo intensa? E se sì, quale deve essere? Prima di iniziare, però, mi raccomando, se vi interessa comprendere bene quali sono i rapporti fra stile di vita e salute, scaricate subito Lifestyle Principles, un ebook gratuito, trovate il link qua in descrizione, vi permetterà di entrare nel mondo della Lifestyle Medicine. Scaricatelo subito, è gratis, dovete solo fare un click. Allora, prima informazione importante. Il riscaldamento è utile in diversi casi. Prima di tutto, se è tanto tempo che non vi allenate e state riprendendo, ma anche se l'allenamento che fate sta avendo cadenza quotidiana. Inoltre, anche se l'allenamento è duraturo, dura molto tempo. Chiaramente sarà utile riscaldarsi anche se avete in programma di aumentare progressivamente l'intensità e il tempo. Ecco che il riscaldamento sarà senza dubbio utile anche in questo caso, in tutti questi casi, ok? Ricordate bene che riscaldarsi sarà fondamentale per evitare infortuni e per rendere l'allenamento sostenibile nel tempo, ok? Regola zero di qualunque genere di allenamento è non infortunarsi. E questo è un primo punto. Il secondo punto è: come faccio a riscaldarmi in maniera efficace e veloce nel caso di un allenamento di corsa leggera o di camminata veloce? Lo vediamo subito. Beh, iniziamo con il dire che i classici esercizi di stretching statico, tanto per intenderci quelli che consigliavano negli anni 80 e 90, ormai sappiamo che non sono così utili. O per meglio dire, non sono utili come riscaldamento. Saranno molto utili se fatti nel dopo allenamento, oppure anche se li farete a parte per aumentare la vostra elasticità, che è senza dubbio una caratteristica importante, importantissima per non infortunarsi. Quindi stretching sì, ma dopo l'allenamento o in altri momenti della giornata, ok? Ma che cosa fare dunque per riscaldarsi velocemente e efficacemente? Bene, gli studi di medicina dello sport consigliano di attuare esercizi di riscaldamento dinamici, come questi che vi sto per fare vedere adesso. Quindi seguitemi e guardate bene che cosa vi sto spiegando. Bene, questo primo esercizio consiste nel passare il peso dalla punta del piede, passando per il centro, fino al tallone, diverse volte, può essere un 10-15 volte, tenendo il peso bilanciato bene su ambedue i piedi. Ok, quest'altro esercizio invece serve a riscaldare l'apparato ligamentoso e la muscolatura della caviglia e consiste nell'alzare prima un piede e poi l'altro facendo delle rotazioni in senso dell'orologio e in senso contrario all'orologio, prima da una parte e poi dall'altra, 5-6 rotazioni per un verso, per l'altro verso, per ogni singolo piede. Un altro esercizio interessante per il riscaldamento è combinare qualche saltello leggero con un po' di torsioni del busto leggere, qualcosa di questo genere. Ancora una volta. Ripetendo questo esercizio 5, 6, 7, 8 volte, ecco, questo è un altro ottimo esercizio di riscaldamento. Ok, quest'ultimo esercizio invece è molto importante anche lui per via del fatto che serve a riscaldare muscoli e apparato ligamentoso del bacino, dell'articolazione femorale e dell'ultima porzione del rachide, quella lombosacrale. Consiste in oscillazioni appunto del bacino, prima in un senso e poi nell'altro, in senso orario e antiorario. Con questo esercizio potete chiudere un ottimale riscaldamento prima di iniziare la vostra camminata veloce o corsa leggera in zona 2. Bene, spero che sia tutto chiaro. 4-5 minuti, capite bene, saranno più che sufficienti per un riscaldamento ottimale.
Ok, spero anche oggi di esservi stato d'aiuto con questo video molto pratico che serve sostanzialmente per rendere il vostro allenamento in zona 2 il più possibile sostenibile nel tempo. Come sempre, se vi interessano tutti questi temi di neuroscienze e di lifestyle medicine, mi raccomando iscrivetevi al canale, fate like istantaneamente. Se siete dei veri fanatici di questi temi, abbonatevi al canale YouTube, non solo per sostenere il mio lavoro, ma anche per accedere immediatamente a decine, centinaia di video con ospiti strepitosi che mi spiegheranno tantissime cose molto interessanti. Ricorda che tutto questo mio lavoro è legato al benessere, alla salute, alla prevenzione e alla longevità sana e non vedo l'ora, come sempre, di continuare questo viaggio assieme a te.